Bentrovati, questa è la rubrica Il cittadino protagonista, ove il protagonista non sono io, ma è ciascuno di voi che pensi con la propria testa e non con la testa degli altri. Questa sera vi parlo di pensioni. In Francia il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha gestito con grande fermezza la riforma delle pensioni, portando l'età da 62 a 64 anni. E ci sembra una cosa equa e nell'interesse dei giovani, perché se i pensionati di oggi vivono 25 o 30 anni, consumano tanta somma accantonata per le proprie pensioni che verrà sottratta ai giovani che quando diventeranno vecchi troveranno assegni fortemente ridotti. Non si capisce perché una parte della popolazione francese abbia reagito facendo quello che ha fatto e che voi avete visto in tutte le televisioni, contro una cosa assolutamente ragionevole. In Italia, come voi sapete, esiste la legge, la riforma Fornero, che ha portato a 67 anni l'età per la pensione di vecchiaia, cioè a 67 anni con qualunque numero di anni di contributo si va in pensione. Ma lì anche c'è stata la demagogica alzata di scudi di Salvini contro la Fornero, per cui la soglia è stata ridotta a 60 anni con 41 anni di contributi. Voi sapete, inutile che vi ripeta tutti questi dettagli. La questione di fondo è anche la stessa che non in Francia. Non è possibile che un lavoratore o una lavoratrice lavori 25, 30 anni, 35 anni, eccetera, e poi prenda la pensione per lo stesso numero di anni. Questo il sistema pensionistico non lo regge. In atto l'INPS eroga quasi 317 miliardi di euro per le pensioni, quindi una cifra notevolissima. Ma di questi 317 miliardi non ne incassa che appena 270, 65, 70 miliardi di contributi. Quindi che accade? Accade che lo Stato, che le casse dello Stato debbono rifondere l'INPS di circa 40-50 miliardi l'anno per compensare la differenza. Quindi c'è già un forte squilibrio fra entrate e uscite, fra entrate di contributi e uscite per gli assegni pensionistici. Non è possibile aumentare questo divario, per cui sembra del tutto ragionevole quello che ha fatto il governo, cioè dire di via via aumentare la soglia pensionistica per riportarla negli anni futuri probabilmente a quei 67 anni, perché oggi, e concludo, è del tutto, direi quasi disonorevole pensare che una persona di 57, 58, 60 anni debba andare in pensione e ancora un giovane uomo o una giovane donna di una certa età, pieno di energia, e quindi è giusto che continui a lavorare. Non so se quello che vi dico è popolare, ma come voi sapete io faccio l'altra informazione. Alla prossima.